San Cataldo ha ricevuto la benedizione da parte dell'arciprete Don Alessandro Giambra al termine della processione del Santissimo Crocifisso portato a spalla dai devoti portatori, un percorso seguito da numerosi fedeli lungo le strade del centro storico cittadino dopo la celebrazione della Santa Messa solenne. Il Santissimo Crocifisso, domenica 9 ottobre, ha attraversato via Cavour, Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza San Giuseppe, per poi rientrare in Chiesa Madre, soffermandosi per qualche minuto nel piazzale per la benedizione. Ad accompagnare la processione il clero, le autorità civili e militari, le diverse confraternite della città e ancora le note suonate dalla banda musicale. Giorni di festa per San Cataldo che terminano anche con la fine della fiera. Quella di ieri è stata l'ultima sera e il pomeriggio è stato dedicato alle associazioni che si occupano di persone con disabilità e alle comunità alloggio, per loro la possibilità di usufruire gratuitamente delle giostre. Questa è una fiera di e per tutti. Ci teniamo particolarmente a questo pomeriggio di inclusione, abbiamo detto. Anche questa è la fiera dell'inclusività. Vogliamo per questo ringraziare gli esercenti degli spettacoli viaggianti che davvero ci hanno dato la loro piena disponibilità e insieme a noi hanno voluto fortemente questo pomeriggio di condivisione e di collaborazione, come senso proprio di unione, perché da soli non si va da nessuna parte, mentre insieme davvero si raggiungono questi risultati così importanti, che certamente ci gratificano. Non potevamo finire questa fiera in maniera diversa. Una fiera che sin dall'inizio è voluta essere una fiera per tutti, per le famiglie, per tutta la città e volevamo oggi dedicare un po' di tempo alle associazioni, alle case famiglie in maniera tale che la fiera e le giostre in particolare fossero a loro completa disposizione. Il bilancio è assolutamente positivo. In 4 giorni di fiera abbiamo avuto veramente tanta, tanta, tanta gente. La città ha risposto in maniera entusiasta alla fiera. C'è stato molto, davvero molta partecipazione. Giostrai, i venditori ambulanti, tutti sono rimasti soddisfatti del sito che quest'anno è stato scelto e siamo pronti a ripeterlo e ripeterci anche il prossimo anno, ovviamente con tanti miglioramenti.